Oggi firmerò un'ordinanza per costituire un gruppo tecnico operativo con questi soggetti e anche con tutte le autorità che sono competenti per il ripristino completo del Lungarno. Seconda questione, il costo che ad oggi è stimato ad una prima valutazione a circa 5 milioni di euro è a carico di Publiacqua e ho preso il mio impegno affinché neanche un euro di questi 5 milioni andrà sulla tariffa dell'acqua per i cittadini. Terza cosa, già da queste ore cominciamo con i primi rilievi, rilievi che ci consentiranno di fare A, i lavori di somma urgenza per impermeabilizzare tutta la parte sottostante nel caso in cui dovessero arrivare le piogge, anche estive. B, lavori di somma urgenza che servono comunque a stabilizzare il sito. Contestualmente il gruppo tecnico provvederà a fare la progettazione, sempre in somma urgenza, per cominciare i lavori di ricostruzione del muro di margine, il marginale, e ovviamente ripristinare su tutta la viabilità. Io ho dato come termine ultimo settembre di quest'anno e sarebbe importante arrivare a questo termine, a questo traguardo anche con i lavori, diciamo, di ripristino estetico e architettonico dopo quelli di somma urgenza entro il 4 di novembre, la data in cui Firenze e tutto il mondo ricorderà il 50° anniversario dell'alluvione. Il sindaco Nardella ha detto che i rimborsi sono a carico di Publiacqua. Se verrà accertata la nostra responsabilità, noi siamo pronti a pagare fino all'ultimo euro di risarcimento. Che cosa state facendo? Quali sono i primi rilievi che state facendo tecnicamente? In questo momento abbiamo nominato dei periti, vogliamo capire per primi che cosa è successo. Se l'area sarà disponibile cominceremo a scavare, ritroveremo i tubi e potremo dare delle spiegazioni. Rimborserete, avete detto, se verranno accertate le vostre responsabilità. Nardella ha anche detto senza che il costo sia pesi sulla bolletta. Naturalmente Publiacqua è assicurata proprio per questo.